Complottisti, terrapiattisti, terratondisti, cospirazionisti, antibufalisti, openisti e mentanisti dovrebbero essere d'accordo che con inseminazione delle nuvole, semina delle nuvole o ancora col termine inglese di cloud seeding, si intende una tecnica che mira a cambiare la qualità e il tipo di precipitazione attraverso la dispersione nelle nubi di sostanze chimiche che fungano da nuclei di condensazione per favorire le precipitazioni. No, non lo dico io, eh. È un documento segreto che ho trovato in una pagina del dark web che solo pochi complottisti conoscono. Io solo la terza media l'ho trovato su Wikipedia. Con inseminazione delle nuvole, semina delle nuvole, eccetera, eccetera, hai visto? E poi dice, le sostanze possono essere disperse da aerei, rilasciate da dispositivi a terra o veicolate tramite uso di razzi o cannoni antiaerei. Questa pagina, che trovate ben nascosta alla luce del sole sul segretissimo portale di Wikipedia, è corredata di una segretissima illustrazione per quelli che non l'hanno capita e hanno bisogno del disegnino. La pagina segreta continua con i presupposti teorici e le dispute sull'efficacia della tecnica. Non dice che questa tecnica non esiste, come stiamo dicendo ai tanti complottisti un tanto al chilo, ma degli studi già fatti addirittura nel 1903, 1915, 19, 44 e 47, praticamente quando i complottisti non sapevano nemmeno ancora pronunciare la parola cumulonimbi, questi stavano già facendo esperimenti sulle nuvole. D'altra parte, questa teoria è sostenuta da associazioni del complotto come Weather Modification Association, World Meteorological Organization, American Meteorological Society. Sì, sono tutte associazioni con nomi americani. Da noi in Italia si chiamano Scientology e Complottology S.p.A. Questo sito segreto ci parla anche della storia di questa scoperta, che risale al 1946, quando i complottisti in erba disegnavano ancora le nuvole con gli angioletti che suonavano l'arpa. Abbiamo recuperato anche una segretissima foto, visibile a tutti, di un Cessna 210 equipaggiato per l'inseminazione delle nuvole. Tra l'81 e il 2000 è stato condotto uno studio sull'uso dello ioduro d'argento al fine di prevenire la pioggia, tecnica attualmente usata. Ho un vago sospetto di dove venga usata questa tecnica, ma non vorrei sembrare complottista. Mentre tra il 2002 e il 2006 l'Accademia delle Scienze americana ha condotto un programma di ricerca per chiarire definitivamente la questione dell'effettiva efficacia della tecnica. Ma veniamo all'utilizzo della tecnica nel mondo. La Cina, che è lo stato che fa più largo uso di tecniche di inseminazione delle nuvole. Poi il Marocco, col programma di semina nube chiamato Al-Ghait. Poi gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'inseminazione delle nuvole è usata per incrementare le precipitazioni in zone siccitose e per ridurre la dimensione dei chicchi di grandine che si formano nei temporali. Mentre da noi le grandinate recenti sembrano più palle di ghiaccio da tennis che cadono dagli angioletti quando giocano sulle nuvole invece di suonare l'arpa. Italia. Un primo tentativo di inseminazione delle nubi fu fatto da De Pietri a Modena negli anni 60, ma non diede i risultati sperati. Per far fronte ad un periodo di elevata siccità, esperimenti di inseminazione delle nuvole furono attuati dapprima nella regione Puglia negli anni 88 a 94, nell'ambito di una operazione che prese il nome di Progetto Pioggia. Progetto Pioggia. Però occhio, non cadete nel complottismo più banale, perché stiamo parlando dell'inseminazione delle nuvole. Se le nuvole non ci sono, non si può inseminare nulla. E avete presente in campagna quei trattori che vanno avanti e indietro arando i campi? E allora ho immaginato che anche in cielo si possa arare l'aria, come un perfetto campo di grano, andando avanti e indietro, su e giù, con un trattore volante Tecnam P2006 a eliche, seminando bontà e aria salubre nei solchi che in natura si trovano nella troposfera sopra le nostre teste. Però attenzione, non mescolate le scie che vedete nei cieli ormai ogni giorno e notte con l'inseminazione. Si tratta delle scie chimiche? Assolutamente no. Le scie chimiche, mi dispiace per chi ci crede fermamente, non esistono. Sono scie di condensazione. Quelle sono scie di condensazione. Le scie chimiche non esistono. Perché, come potete vedere, un cielo senza aerei non è molto differente dallo stesso cielo con aerei.
E se invece vedete delle differenze, allora siete dei complottisti, anticondensazionalisti, aeroplanisti e aeropiattisti. Se invece a volte, guardando il cielo, vedete gli aerei che sembrano tracciare delle linee come se giocassero a tris, sappiate invece, cari ingrati, che servono a creare le linee che vedete nei mappamondi, senza le quali non sapreste trovare i meridiani e i paralleli. Perciò siete pure antimappamondisti. In quelle scie non c'è niente di chimico. È vapore acqueo, CO2 e alcune sostanze inquinanti. Vapore acqueo, CO2 e alcune sostanze inquinanti, che però sono le stesse che vengono normalmente rilasciate anche dalle nostre auto. Però sono le stesse che vengono rilasciate anche dalle nostre auto. Ma se le nostre auto, arrivate anche alla sesta dose di Euromarmitta, vengono fermate a causa dello smog, perché quegli aerei con le stesse sostanze inquinanti non li ferma nessuno? Cioè, concettualmente. L'aereo è come se fosse un'enorme auto nel cielo, ecco, e quindi, in quanto tale, inquina, così come la maggior parte dei mezzi di trasporto che usiamo tutti i giorni. Ciò vuol dire che nelle giornate di blocco del traffico automobilistico dovreste bloccare anche quello aereo. Anche perché, rispetto agli altri mezzi di trasporto, l'aereo inquina quasi 7 volte per passeggero in più di una macchina. E secondo voi qual è il mezzo di trasporto più inquinante? I jet privati, con emissioni di gas serra 10 volte superiori. Ora, glielo dite voi a Bill che domani c'è il blocco del traffico e non può andare a mangiare le linguine all'astice da Martini a Portofino? Glielo dite voi alla bionda cotonata che se t'imbota oggi può andare a fare i fanghi che poi parte domani? Glielo dite voi a questi due benefattori che quell'aereo inquina come 10 macchine? Ah no, beh, quello gliel'hanno pagato gli influencer con le uova di Pasqua e i pandori. Glielo dite voi ai 200 jet privati al giorno per andare a Davos a parlare del clima, che dovranno decidere di fare un'aeroplanata unica fra VIPs per fare almeno la metà degli aerei? Quelli che in una sola settimana hanno inquinato quanto 350.000 automobili. Sì, perché oltre a questa presa per il culo, quando in TV sento... Domani, a causa dello smog, potranno girare solo le targhe pari. Bene, allora io voglio vedere anche gli aerei a targhe pari. Sì, perché, vedete, quando io guardo il cielo e vedo una scena come questa, sopra a Napoli, anche senza considerare la natura di quelle scie, l'unica cosa che mi viene da pensare è che dietro quel troiaio c'è il sole e noi abbiamo tutto il diritto di vederlo. O no?